Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Galileo era molto interessato al poema dantesco e nel 1588 fece addirittura due lezioni all'Accademia Fiorentina sulla struttura dell'inferno dantesco e sostenne che era un cono rivoltato con il vertice all'ingiù. Il vertice stava nell'ombelico di Lucifero, che stava esattamente nel centro del globo terrestre. Poi rimane da determinare qual è la sezione di questo cono. Galileo fece i suoi conti e capì che in realtà era un triangolo in cui due lati sono il raggio terrestre e l'altro lato è il doppio del raggio terrestre. E mise queste due cose insieme e andò a vedere su un mappamondo che cosa succedeva quando c'era un cono che aveva il vertice nel centro della sfera e aveva una sezione fatta triangolare in quel modo. Vide dove passava il bordo di questo cono sulla superficie terrestre e si accorse che in particolare passava in Italia e passava vicino a Cuma.